Allora Marin, prima con il nuovo allenatore, bene dal punto di vista del gioco, però purtroppo continuano a essere brutti i risultati. State vivendo un periodo molto brutto, risultati pessimi. Insomma, che cosa sta succedendo? E dimmi che cosa è cambiato con il nuovo allenatore. No, secondo me anche con il primo allenatore abbiamo giocato bene, però dobbiamo essere più furbi perché abbiamo visto che se giochi, fai la bella partita, fai 5 tiri e altro non fanno un tiro o un gol e perdi la partita, nessuno non si ricorda che hai fatto una bella partita, si ricorda che hai perso. Quindi dobbiamo migliorare in questa cosa di essere più furbi, diciamo. Senti, al di là del fatto che appunto magari manca qualcosa in zona gol, no? Però insomma è una squadra dalla quale ci aspettava qualcosa di diverso, quindi probabilmente anche c'è qualche responsabilità anche da parte di voi giocatori, no? Insomma, al di là dei cambi tecnici, insomma, magari non tutti voi state dando quello che potete dare. Sì, no? Sicuramente tutti possono dare di più perché abbiamo iniziato secondo me un bel campionato, no? Non si aspettava nessuno, siamo arrivati sesti in classifica, mi sa. E poi da là non lo so come è successo, però non ce l'abbiamo continuità. È cambiato un po', no? Con il cambio di allenatore sembra che sia cambiata anche un po' la filosofia della squadra, il proprio modo di stare in campo. Che impressione ti ha fatto in questi primi giorni il nuovo allenatore, come state lavorando e quali pensi che possano essere le differenze, le cose positive rispetto al passato? Secondo me abbiamo fatto una grande partita con Trapani, si è visto pure il gioco. Con il nuovo mister giochiamo di più, diciamo, con la palla, quindi ci dà questa possibilità di divertirci quando giochiamo. Senti, per quanto ti riguarda, stai facendo un campionato praticamente da titolare. Forse addirittura anche meglio rispetto a quelle che erano le tue attese, le tue aspettative, questo non lo so, con molte partite buone, con qualche partita in cui però hai mostrato forse qualche nervosismo di troppo, qualche eccesso di agonismo. No? E questo nervosismo ti capita durante la partita, perché quando vedi che perdi, quando ce l'hanno 1-0, 2-0, questo nervosismo capisce, però lo so che devo migliorare questa cosa e spero di fare presto perché sono altre 9 partite, dobbiamo essere, non regalare agli avversari un regalo di genere, diciamo, a finire la partita in 11. Sì, anche perché insomma, come dicevo prima, tu stai mostrando buonissime qualità, insomma, quando giochi sai giocare, si vede che sai giocare, però ogni tanto appunto, ti dimentichi di giocare. Lo so, devo migliorare in questa cosa e veramente mi piace che è venuto un nuovo mister perché ci dà possibilità di divertire quando giochiamo il calcio. Per quanto riguarda adesso questa parte finale del campionato, avete un calendario duro, insomma non sarà facile cercare di fare questi punti che servono per la salvezza. Che tipo, come credi che bisogna affrontare questa parte? Secondo me dobbiamo dare tutto, più di tutto, diciamo, perché per noi sono 9 finali, diciamo, e dobbiamo dare tutto partita da partita. Va bene, ok. Grazie. Grazie.